Ucciso come un boss in un agguato mafioso in piena regola, davanti a testimoni e con le telecamere di sorveglianza accese. L'omicidio di Domenico Veceloco, 79 anni, è avvenuto oggi nel territorio di Tiriolo, davanti allo svincolo di Caraffa della strada statale 280. Apre scenari tutti da decifrare. L'uomo, residente nel quartiere Germaneto di Catanzaro, componente della comunità Rom, ha alle spalle piccoli episodi di criminalità, ma nulla che sembra poter giustificare un agguato così feroce ed organizzato nei minimi particolari. Per questo i carabinieri della compagnia di Catanzaro, che conducono le indagini insieme al reparto operativo provinciale, stanno cercando di ricostruire i legami dell'uomo. Davanti ad un passato con piccoli fatti, restano da verificare le posizioni che la vittima avrebbe potuto avere nella comunità Rom stanziale a Catanzaro. Sullo sfondo anche l'omicidio di Domenico Bevilacqua, alias Toro Seduto, storico boss della comunità Rom, ucciso in un agguato vicino casa il 4 giugno 2015. Da decifrare infatti possibili collegamenti con queste ed altre azioni criminali che negli ultimi anni hanno coinvolto la criminalità Rom. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Veceloco è stato ucciso con almeno 6 colpi di pistola calibro 9x21. Tanti sono i bossoli repertati dalla scientifica vicino al cadavere. Il killer è giunto davanti al bar del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto, a bordo di una Fiat Panda guidata da un complice. L'uomo è sceso, ha raggiunto Veceloco e gli ha esploso i 6 colpi da poca distanza. Inutile il tentativo della vittima di fuggire fuori dalla bar dove è stata freddata dal sicario. L'autovettura è stata rinvenuta non lontano dal luogo del delitto a Martelletto, completamente distrutta dalle fiamme. All'interno anche una pistola, probabile arma del delitto, su cui ora saranno avviati accertamenti nonostante sia anch'essa carbonizzata. L'auto è risultata rubata nei giorni scorsi a Curinga. Scene di disperazione nel piazzale del distributore con il corpo di Veceloco coperto da un lenzuolo bianco vicino ai parenti in lacrime. Tutto questo in un luogo particolarmente frequentato anche all'ora dell'omicidio, considerato che il delitto è avvenuto intorno alle 6:45. La zona infatti è punto di ritrovo per quanti percorrono la trafficata statale 280 che collega Catanzaro all'autostrada A2.